non cercare Dio in quelle chiese, perché quelle non sono vere chiese, sono luoghi di idolatria, un covo di ladroni, un covo di menzogna. Se volete cercare Dio, leggete la Bibbia, leggete il Vangelo nella vostra cameretta, leggete il Vangelo, alleluia, nelle vostre case, leggete la parola di Gesù e troverete la verità. Popolo che ascoltate la verità, è quello che conta, è la verità, è la parola di Dio. Alleluia. Salvarti, il Signore vuole farsi conoscere da te, perché questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio. Amen. E Gesù Cristo. Amen. Alleluia, alleluia. Santo sei Gesù. La vita eterna è conoscere Gesù, l'unico mediatore tra l'uomo e Dio, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo è Gesù Cristo, la via, la verità e la vita. Alleluia, il Figlio di Dio, il Verbo fatto carne. Gesù vuole illuminare il tuo cuore con la parola, con la verità. Leggi il Vangelo, leggete la parola, questa parola ci dà la conoscenza, l'illuminazione. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Santo sei Gesù. Santo, santo, santo sei, Signore. Guidaci, Spirito Santo. Aiutaci, Spirito Santo. Alleluia. Dalli forza, Padre. Alleluia. Aiutaci. Manda a operare, Signore. Gloria, gloria a Dio. Alleluia, Cristo vive, aiutaci Signore. Alleluia, Gesù la unica via, la verità e la vita. Gesù ti ama, credi in Gesù, dai il tuo cuore a Gesù, alleluia. Gloria, gloria a te Signore, il Signore sta guidando, con grazia, con misericordia, alleluia. Guidaci Spirito Santo, usa il tuo servo, Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Signore vi benedica, cari fratelli, siamo qua per la gloria di Dio, in provincia di Roma, a proclamare la verità di Gesù. Amen. Sembra che nessuno ascolta, ma non è così, perché ci sono persone che ascoltano,
Amen. Prima una signora ha detto belle parole, ha detto, dici belle parole, l'ho detto gloria a Dio, Signore. La parola di Dio è preziosa. Ci sono persone che vengono toccate a lui. Perciò, fratelli, fortifichiamoci nel Signore. Alleluia. Prendiamo forza nello Spirito di Dio. Sii coraggioso anche tu che mi ascolti. E predica il Vangelo, predica la verità. Predica che solo Cristo è il Signore, che solo Cristo salva, che non bisogna venerare gli idoli, inchinarsi alle statue, alle immagini, perché la Bibbia condanna tutto ciò. La Bibbia proibisce di avere statue, immagini, come fanno in queste false chiese, perché lì non c'è il Signore. Noi lo dobbiamo dire alle persone, perché tanti sono stati ingannati da quel sistema falso della chiesa proprio di Roma. Siamo qua vicino nelle zone di Roma. La chiesa di Roma sta andando contro la verità della Bibbia. Ecco perché noi dobbiamo prendere forza e dire la verità. Alleluia! Perché il mondo ha bisogno della verità. Dio lo benedica. Amen. Signora. Il Signore vi benedica. E la verità è Gesù. Perché sapete, io so che ci sono dei cuori assetati, che nel loro intimo loro vogliono conoscere la verità, ma gli hanno inculcato l'errore, gli hanno inculcato gli idoli, come la religione cattolica, sono pieni di idoli, ma Cristo è l'unica salvezza. Amen. Alleluia, benedetto il nome di Gesù. Cristo vive. Amen. Cristo è il Signore dei Signori, alleluia, 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 gloria a te, Signore.